Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete già letto dal titolo, oggi vado a parlarvi di quei film che hanno al centro della loro trama malattie o epidemie. So che ci sono moltissimi film che parlano di questo argomento, ma io in particolare ne ho selezionati 10 fra i miei preferiti. Senza perdere altro tempo, direi quindi di cominciare. Il primo film di cui vi vado a parlare è del grandissimo regista George Romero, ed è La città verrà distrutta all'alba del 1973. Cosa succede in questo film in poche parole? C'è un'arma batteriologica creata dall'esercito degli Stati Uniti che per errore si diffonde nell'aria e va a infettare una cittadina americana. E quindi i cittadini di questa città, che vengono contagiati da questo nuovo virus, diciamo, che doveva essere utilizzato come arma batteriologica, iniziano ad impazzire, quindi iniziano a commettere omicidi, uccidere persone, in poche parole, tutti in preda a una rabbia molto violenta. E dopo che è giunta la voce del presidente alle orecchie del presidente, ciò che succede in questa cittadina, viene appunto indetto un vertice e viene deciso che bisognerà trovare un vaccino, una cura, in modo da evitare più vittime possibili, ma nel frattempo un veicolo dell'esercito armato con un ordigno nucleare sorvolerà la cittadina per fare in modo che nessuno esca dalla città. Infatti ci saranno anche i militari ad evitare che i cittadini escano dalla quarantena, quelli che ancora non sono stati infettati e anche quelli che sono stati infettati, e in caso la malattia si propaghi l'ordigno nucleare sarà rilasciato sulla città. Allora, ovviamente non è fra i migliori film di Romero, perché secondo me i migliori film dove Romero ha dato il meglio di sé sono appunto quelli della sua saga degli zombie. Diciamo, cosa colpisce di questo film più che altro? Questo virus che alla fine non è un virus mortale, ma è un virus che fa impazzire, quindi non nuoce tanto agli infetti, ma nuoce più che altro a coloro che non sono infetti, perché sono loro quelli in grave pericolo e non il contrario. Tra l'altro, secondo me, questo virus, che deriva appunto da un'arma batteriologica, non è nient'altro che una metafora dell'isteria di massa tipica degli Stati Uniti e quindi dell'America. E in particolare anche di questa piccola città, che era qui rappresentata da questa cittadina del film, in cui non a caso, infatti, gli abitanti in preda a rabbia uccidono, commettono omicidi di ogni sorta. C'è anche addirittura la vecchietta che sembra tanto innocente arriverà ad uccidere un uomo semplicemente utilizzando i gancetti con cui fa i vestitini, diciamo, con cui tesse la lana, diciamo. E tra l'altro, oltre a parlare dell'isteria di massa, secondo me è anche un film alla fine che simboleggia, soprattutto con il finale, che chiunque sia, diciamo, o immune al virus, come appunto uno dei protagonisti di questo film, o chiunque abbia le potenzialità per poter sfuggire a una catastrofe di questo genere, alla fine non fa niente per aiutare gli altri, ma pensa solamente a coltivare il suo orticello e a vedere il suo tornaconto personale. Infatti uno dei protagonisti, risultando immune a questo virus, o essendo portatore sano, perché alla fine non si capisce bene, rifiuterà di dire appunto all'esercito che, in quanto lui ultimo sopravvissuto della cittadina, è immune al virus, perché vuole appunto evitare di essere utilizzato come una cavia da laboratorio. Quindi per me questo film è uno dei migliori che parla di epidemie e malattie e non poteva mancare in questa lista. Come secondo film vado a parlarvi di Virus letale del 1995, diretto da Wolfgang Petersen. Allora, fra i protagonisti questo film ha tra l'altro Dustin Hoffman e Morgan Freeman. In questo film un gruppo di virologi militari deve indagare inizialmente su una nuova malattia che ha il 100% di mortalità e sta iniziando a diffondersi in un paesino dell'Africa. Ovviamente dopo che sono andati in questo paesino, dove vedono che sono tutti morti a causa di questa malattia che si trasmette per contatto diretto e ancora non esiste un ceppo aereo, grazie al cielo, credono che questa una malattia del genere, visto che tra l'altro sono tutti morti gli infetti, non potrà mai svilupparsi al di fuori dell'Africa. Cosa succede però? Che c'è un ladruncolo che ruba una scimmietta dall'Africa, scimmietta che lui non sa essere il serbatoio naturale di questo virus, e la porta in una cittadina americana, Cedar Creek.
Da qui questa scimmietta inizia a diffondere il contagio. Infatti morirà prima questo ladruncolo e poi la persona a cui aveva provato a vendere la scimmietta, e da lì inizierà il contagio nella cittadina. Tra l'altro questo virus, una volta arrivato in America e dopo la grande e devastante diffusione nella cittadina, dove iniziano a morire abitanti per quella che sembra una comune influenza, ma poi si scoprirà essere questo virus letale, evolve. Quindi da virus che si trasmette solo per contatto diretto diventerà un virus che si trasmette anche nell'aria. Quindi evolve in un nuovo ceppo molto più potente del precedente, che è un ceppo aereo. E qui vediamo gli sforzi appunto di Dustin Hoffman e di tutti i virologi membri della sua squadra di trovare un antidoto. Mentre l'antagonista di questo film, un colonnello dell'esercito, colonnello mi pare fosse, sì, vuole insabbiare la questione perché si scoprirà che questo virus che ha iniziato a diffondersi dal villaggio dell'Africa era anche questa un'arma batteriologica da usare per fini militari, solo che poi hanno voluto insabbiare tutto. Ovviamente adesso che questo virus è tornato, vogliono continuare ad insabbiare la questione e decideranno di bombardare questa cittadina, quindi chiaramente questo sarà un rimando a Romero. Ovviamente Dustin Hoffman, dopo una serie di peripezie, dopo che è riuscito anche a recuperare la scimmietta serbatoio naturale dei due ceppi del virus, riuscirà a sintetizzare un antidoto, anche dopo che il suo migliore amico e la sua ex moglie, per cui ancora prova dei sentimenti, vengono infettati dal virus che è stato chiamato Motaba, riuscirà anche a evitare che i militari bombardino la città e a far arrestare il capo dei militari che aveva taciuto al presidente informazioni vitali per quanto riguarda quest'arma batteriologica. Il virus di questo film ha una mortalità molto elevata, il virus Motaba, mortalità al 100% in questo film, si presenta come una sorta di evoluzione del virus Ebola. Infatti i sintomi sono quasi gli stessi, solo che più che altro qui è una fortissima febbre che porta il contagiato a morire entro pochi giorni. Dico che è ispirato all'Ebola perché appunto si diffonde inizialmente in Africa e ha sintomi molto simili all'Ebola, tra cui il fatto che si trasmette per contatto diretto e l'elevata mortalità. Poi, tra l'altro, il nome del virus, Motaba, è un affluente del fiume Ebola, da cui deriva appunto il nome del virus Ebola. Quindi in questo film, più che altro, viene mostrata il diffondersi di questo virus ceppo evoluto dell'Ebola molto più letale. Cosa colpisce di questo film? Innanzitutto la trama, secondo me. Molti ne hanno lamentato l'estrema lentezza, ma secondo me il film prende i tempi che occorrono. La bravura innanzitutto di Dustin Hoffman, un attore veramente eccezionale, così come eccezionale Morgan Freeman, ma soprattutto per quanto riguarda l'edizione italiana colpisce il doppiaggio di Ferruccio Amendola, che doppia appunto Dustin Hoffman, veramente veramente notevole. Quindi anche questo è un film riguardante epidemie che io mi sento di consigliarvi. Passo ora a parlarvi di un film completamente diverso da quelli che vi ho detto. È un film d'animazione, più precisamente in tecnica mista. Sto parlando di Osmosis Jones, questi me li devo leggere se no me li dimentico. Osmosis Jones, diretto da Bobby e Peter Farrelly, fratelli, appunto, che hanno diretto la parte per quanto riguarda le scene d'animazione, e Tom Sito per quel che riguarda le scene dal vivo. Quindi questo trio di registi si occupa di Osmosis Jones del 2001. È un film d'animazione che sulla falsa riga, non so di quanti di voi sicuramente avete visto il cartone Esplorando il corpo umano, dove appunto c'erano le cellule, i vari componenti del corpo umano in versione antropomorfa e facevano vedere quello che ognuno svolgeva nel corpo umano. Beh, in questo film diciamo che è un po' simile. C'è questo poliziotto, che è un globulo bianco appunto, come sapete i globuli bianchi si occupano di contrastare i germi e gli organismi negativi del corpo umano. Questo agente di polizia, Osmosis Jones appunto, si trova a collaborare con un altro agente, Drix, questa sorta di Iron Man all'interno del corpo umano, un altro po', che è il principio attivo di una pillola contro il mal di gola. Tra l'altro essi si trovano all'interno del corpo di un uomo chiamato Frank, e oltre alle avventure di loro che sono nel corpo umano vediamo anche le avventure, se così possiamo definirle, più che altro la vita di Frank al di fuori del corpo umano con sua figlia. Ora, Frank è un uomo con pessime abitudini alimentari e con scarsa igiene personale, e potete immaginare che casino ci sia all'interno del suo corpo.
E appunto Osmosis Jones, insieme agli altri globuli bianchi e anche Trix, cercano di far pulizia dei vari virus e batteri che infestano il corpo di Frank a causa delle sue cattive abitudini. E proprio per queste cattive abitudini, Frank contrae a sua insaputa un virus, quello della morte rossa. Questo virus ovviamente non esiste realmente come gli altri, tra l'altro, nel mondo reale. Questo virus della morte rossa, rappresentato da questo virus appunto mostrato differente dagli altri che sono verdi, qui invece è mostrato rosso, molto più violento e molto più potente, doppiato in originale da Lawrence Fishburne e in italiano da Massimo Corvo. Il virus della morte rossa, appunto chiamato Trax, che mira ad uccidere Frank in 48 ore. Infatti questo virus malvagio, Trax, spiegherà agli altri virus che lui ha soldato per creare una banda, sullo stile un po' di mafia e camorra, spiegherà che inizialmente aveva ucciso una signora, no aspetta, mi pare, no, una bambina, sì, in 2 settimane. Poi aveva ucciso una signora in 6 giorni, poi un anziano signore in 3 giorni e adesso mirava ad uccidere Frank in 48 ore, quindi 2 giorni. Quindi man mano che questo virus Trax passa da corpo a corpo, il suo tasso di letalità aumenta, ci viene fatto capire nel film. Osmosis Jones e Trix all'inizio non sembrano collaborare molto, ma in seguito diventeranno grandi amici e dovranno mettercela tutta per impedire che Trax uccida Frank. Tra l'altro Trax ci riuscirà quasi, ma in seguito i due riusciranno a sconfiggere e a distruggere definitivamente il virus, salvare la vita di Frank, che tra l'altro, in seguito a questa brutta esperienza, cambierà stile di vita, quindi le sue abitudini alimentari miglioreranno notevolmente, così come la propria pulizia e cura del corpo. Questo, diciamo, è un film completamente diverso dagli altri, molto più per famiglie. Io l'ho visto la prima volta quando ero piccolo, quando trasmettevano il sabato sera un film diverso, un film d'animazione diverso. Mi è piaciuto molto, sinceramente, e secondo me fa molto capire anche quanto bisogna prendersi cura del proprio corpo per evitare appunto il contrarre malattie a volte mortali, ma anche per evitare di contrarre ogni tipo di malattia. Tra l'altro è un film quasi a livello noir per quel che riguarda le scene in cui ci sono Osmosis Jones, Trix e Trix contro Trax, appunto, che non si capisce perché nel doppiaggio italiano, pur essendo un virus, è stato rinominato Bacter, vabbè, lasciamo perdere. E poi ci sono le scene che parlano di vita quotidiana, quindi diventa, oltre il noir, anche un film che parla di vita, come ci sono le scene con Frank e sua figlia che vuole far di tutto per migliorare lo stile di vita del padre. Alla fine è proprio l'amore per la propria figlioletta a dare a Frank la forza di andare avanti e quasi sembra di sopravvivere al virus, oltre all'intervento di Osmosis Jones, che alla fine è lui l'eroe della pellicola, è colui che riesce a sconfiggere il virus e riacquista, dopo averlo perso, come ci viene spiegato all'inizio del film, un posto di rilievo nel corpo di polizia dei globuli bianchi di Frank. Ora, 28 giorni dopo di Danny Boyle del 2002, per me uno dei migliori film a tema epidemia. Qui c'è un virus, il Rage Virus nello specifico, che si diffonde in tutta la Gran Bretagna e si diffonde per contatto diretto, quindi non si diffonde nell'aria, solo attraverso sangue e saliva appunto, e trasforma le persone in esseri omicidi e senza alcun controllo. Quindi non è un virus mortale, ma un virus che fa perdere ogni facoltà mentale, ogni comportamento umano, trasformando le persone in bestie assetate di sangue. Ora, perché il titolo 28 giorni dopo? Ora, noi vediamo il film iniziare con degli scienziati che stanno svolgendo degli esperimenti su degli scimpanzé che si vede chiaramente sono infetti da qualche sorta di agente patogeno. Un gruppo di animalisti decide di liberare questi scimpanzé che sono infetti, e questi scimpanzé infetteranno prima il gruppo di animalisti e successivamente, partendo dal gruppo di animalisti, questo virus si diffonde in tutta la Gran Bretagna a tutti gli esseri umani. Il protagonista, interpretato da Cillian Murphy, si risveglia dopo 28 giorni di coma, appunto, all'interno di un ospedale deserto e si aggira fra le rovine di una Londra post-apocalittica. Non c'è nessuno in giro. Verrà poi in contatto con un gruppo di infetti che cercheranno di ucciderlo e da lì troverà un altro gruppetto di sopravvissuti
tra cui l'altra donna protagonista, non ricordo il nome dell'attrice, e insieme si faranno strada in questa Gran Bretagna isolata dal mondo intero, appunto perché ormai piena di infetti di questo nuovo virus che trasforma le persone, fra le rovine di questa Gran Bretagna, in cui ormai gli uomini, pur anche quelli che sono rimasti umani, hanno assunto comportamenti del tutto selvaggi. Infatti, molto disturbante, diciamo, l'orrore vero secondo me sta proprio in questa sequenza in cui vengono accolti da una base militare, ma scoprono successivamente che sono stati accolti semplicemente perché c'è questa ragazza con Cillian Murphy, ed è stato detto, cioè è stato fatto prima credere ai militari che il mondo ormai sia finito e quindi loro possono utilizzare ogni donna che incontrano come per fare qualsiasi rapporto sessuale loro vogliono. Quindi alla fine loro vogliono fare l'amore con questa donna, più che altro violentarla, perché ogni donna viene considerata una preda dagli uomini, da questi militari. È stato detto questo dal loro capo. Quindi da un lato abbiamo gli infetti che sono privi di mente e vogliono uccidere senza pietà chiunque incontrino per cibarsene, dall'altra abbiamo gli esseri umani sopravvissuti che non sono meno diversi dagli infetti perché anche loro si comportano peggio di animali e a volte anche peggio degli infetti, perché se vedete bene nel film gli infetti uccidono per fame, va bene che sono creature completamente prive di mente, sanguinarie e uccidono, ma lo fanno al pari degli animali per sfamarsi, mentre gli esseri umani lo fanno semplicemente nonostante siano sopravvissuti e dovrebbero essere loro gli umani che dovrebbero risolvere la questione, se ne sbattono quasi e si comportano peggio degli infetti. Perché peggio? Perché loro hanno la mente che può permettergli di pensare e decidere diversamente, ma decidono di propria volontà di comportarsi in questi modi veramente barbari. Quindi questo film, secondo me, è davvero un capolavoro per quel che riguarda i film basati su epidemie. Tra l'altro, niente male neanche il suo seguito, 28 settimane dopo, nel quale però non ricompaiono i protagonisti di questo film, ma ma come protagonisti abbiamo un nucleo familiare che prima vediamo attraverso i flashback come ha dovuto gestire l'esplodere di questa epidemia in Gran Bretagna, appunto. Molto, la scena più spaventosa del film, o fra le scene più spaventose di 28 settimane dopo, è quando il padre fugge dalla casa abbandonando la famiglia in preda al terrore e viene inseguito da decine e decine di infetti che corrono perché affamate e vogliono solamente sbranarlo. Quella è veramente una scena che ti mette un'ansia assurda che non riesci a spiegare, perché ti sembra quasi di essere tu quel padre che sta scappando rincorso da questi esseri famelici e violenti oltre ogni limite. Qui tra l'altro viene messa in evidenza, a differenza dell'altro film, il confronto fra infetti e umani, che gli umani sono peggio degli infetti. In questo secondo film, 28 settimane dopo, secondo me viene messa in evidenza la stupidità umana. Perché? Perché dopo aver ritrovato sua moglie, questo padre protagonista, gli scienziati hanno scoperto che sua moglie ha contratto il virus, ma è una portatrice sana. Ci potrebbe essere quindi una possibilità di creare un vaccino e salvare tutti coloro che sono ancora infetti in Inghilterra e in Gran Bretagna in generale. Cosa fa questo padre? Bacia la donna non appena la rivede, quindi contrae il virus, diventa una di queste creature fameliche assetate di sangue, sbrana la moglie e diffonde il contagio ancora di più in Gran Bretagna. E nel finale del film questo contagio, a causa del figlio di questo padre infetto, che il figlio ha ereditato l'immunità al virus della madre, però ne è un portatore sano, il virus si diffonderà al di fuori della Gran Bretagna, prima sicuramente in tutta Europa, perché vediamo il diffondersi del virus in Francia, e successivamente in tutto il mondo. Quindi per la stupidità di un'unica persona che non ha saputo aspettare e stare al suo posto, ci hanno dovuto rimettere tutte le persone prima dell'Europa e poi del mondo. Questo secondo me viene messo in mostra nel secondo capitolo. Ora passo a parlarvi di Io sono leggenda di Francis Lawrence del 2007, è uscito lo stesso anno di 28 settimane dopo, con Will Smith fra i protagonisti, cioè è il protagonista alla fine, il protagonista principale del film.
Ora, film tratto dall'omonimo romanzo di Richard Matheson, però se ne distanzia molto per quel che riguarda lo sviluppo della storia e la trama in generale, perché nel libro l'autore ha utilizzato, diciamo, una chiave di lettura che possiamo interpretare in questo modo. Se il Dracula di Bram Stoker c'era un solo vampiro in un mondo di umani, nel libro Matheson ha deciso di fare il contrario, un umano in un mondo di vampiri, e per questo, nonostante i vampiri siano nati in seguito a un'epidemia di un batterio, alla fine l'umano è una leggenda nel libro proprio perché i vampiri sono la normalità, e da qui il titolo Io sono leggenda. Questo film, invece, se ne distanzia molto. Abbiamo la dottoressa Alice Crippen all'inizio che annuncia di aver creato una cura per il cancro. Cura sviluppata modificando geneticamente il virus del morbillo. Annuncia inoltre che già 10.000 persone sono state sottoposte al trattamento. La cura sembra funzionare. Cosa succede in seguito? E lo scopriamo tramite i flashback del protagonista. Questo virus, geneticamente modificato e trasformato in cura, alla fine si rivela per quello che è: un virus. E il virus è letale. Quindi, non solo letale, ma anche geneticamente modificato, coloro che ne sono stati sottoposti iniziano a mutare e a trasformarsi in esseri che non sono né zombie né vampiri, per quel che mi riguarda, da come sono mostrati nel film, sono semplicemente ispirati sì un po' agli infetti di 28 giorni dopo, ma alla fine sono creature violente, albine, che non possono esporsi alla luce del sole. Quindi io li considererei un'unione fra vampiri, zombie e gli infetti di 28 giorni dopo. Un po' un'unione fra questi varie creature, diciamo. Successivamente, però, cosa succede? Il virus può diffondersi soltanto tramite contatto diretto. Virus, tra l'altro, rinominato virus di Crippen dal nome della dottoressa che l'ha creato. Questa dottoressa che poi non si sa che fine fa, sicuramente dicono si sia suicidata in seguito al male che purtroppo lei stessa ha alimentato. Allora, questo virus si diffonde per contatto e trasforma le persone in questi esseri. Succede poi che alla vigilia di Natale del 2009 questo virus si evolve, quindi dal ceppo da contatto se ne sviluppa un altro, il ceppo aereo, che però è molto è letale, è letalissimo, molto più letale a differenza del ceppo da contatto. E mentre le persone infette dal ceppo da contatto si trasformano in questi esseri, le persone affette dal ceppo aereo muoiono perché questo ceppo ha una mortalità del 90%, contagio, emorragia interna e morte. Quindi il 90% della popolazione mondiale, perché questo virus dagli Stati Uniti si diffonde in tutto il mondo, il 90% della popolazione mondiale muore. Il restante che sono stati infetti, un 5% mi pare o 6%, diventano queste, appunto queste creature fameliche e costantemente affamate e violente. Pochissimi sono gli immuni che vengono tutti uccisi da queste creature. Robert Neville, che è Will Smith, è un virologo militare ed è uno dei pochi immuni a questo virus. E nonostante il film è ambientato nel 2012, sia l'unico sopravvissuto in questa New York spettrale post-apocalittica, non c'è più nessuno. Lui continua a lavorare a questo virus portandosi appresso il suo cane pastore tedesco, perché si scopre che gli animali sono immuni al ceppo aereo, gli animali da compagnia sono immuni al ceppo aereo, ma non a quello da contatto. Infatti ci verranno mostrati, oltre gli infetti umani, anche i cani infetti. Anche il cane quindi poi contrarrà il virus e lui sarà costretto ad ammazzarla in una scena molto drammatica. Il vero orrore di questo film sta nella solitudine, perché lui già è solo insieme al cane, perché non c'è più nessuno, ha perso anche la sua famiglia a causa del virus durante la, come si dice, la caotica evacuazione di Manhattan, perché ci viene mostrato che quando l'epidemia scoppia, c'è l'annuncio del presidente che deve chiudere tutta Manhattan, altrimenti il virus si propagherà prima in America e poi nel mondo intero. C'è un'evacuazione disastrosa di Manhattan nonostante l'intervento delle forze militari. Trovano la morte sua moglie e sua figlia. E cosa succede in seguito? Scopre, quando sta meditando il suicidio perché è convinto di essere l'ultimo uomo rimasto sulla Terra, e tra l'altro ha scoperto che New York
nei palazzi che lui in alcuni palazzi vivono degli infetti che escono di notte. Tra l'altro lui lo sapeva perché si barricava sempre in casa, però ora che loro lo hanno incontrato ha il timore che scoprano dove abita. Mentre medita il suicidio, scopre che ci sono altri sopravvissuti. Però lui deciderà di rimanere ugualmente a New York perché deve trovare a tutti i costi un vaccino, salvare quindi l'umanità a tutti i costi. Quindi lui vuole riportare alla normalità quegli infetti. E nel finale, dopo aver trovato questa cura, si sacrificherà per permettere agli altri sopravvissuti di portare la cura e produrre un vaccino. Quindi, a differenza del libro, lui diventa una leggenda fra gli umani perché ha salvato l'umanità. Esiste poi un finale alternativo che io ho avuto modo di vedere, e secondo me è molto meglio il finale alternativo rispetto a quello che ci hanno dato al cinema, nonostante sia ugualmente di grande impatto. Nel finale alternativo, invece di sacrificarsi, vediamo appunto lui che aveva usato una donna infetta per fare degli esperimenti sul vaccino, e proprio per questo gli infetti attaccano la sua casa. Scoprirà poi che gli infetti non volevano ammazzarlo, ma volevano solamente indietro questa donna infetta. Lui gliela darà, nessuno degli infetti lo attaccherà o sbranerà come credeva, semplicemente perché volevano quella donna e basta. Quindi alla fine lo stesso Robert Neville, pur spaventato, capisce che alla fine lui è diventato una leggenda perché la normalità, la maggioranza ormai sono quegli esseri brutali che nonostante questa loro brutalità e diciamo comportamenti animaleschi hanno sentimenti, hanno sviluppato una società molto bella, quindi anche la scena in cui il capo degli infetti prende in braccio questa donna e diciamo che a modo suo ringrazia Robert Neville per avergliela ridata e dice agli altri infetti di abbandonare la casa del virologo e se ne possono andare. Quindi secondo me bello il finale originale, sì, ma era molto meglio il finale alternativo e questo Io sono leggenda per me è uno dei migliori film che parlano di pandemie ed epidemie in generale perché è primo spaventosamente reale, potrebbe tranquillamente accadere una cosa del genere per la stupidità umana. Seconda cosa, perché, come vi ho detto, questo fatto del terrore, la solitudine stessa intesa come orrore, secondo me è una cosa che in pochi hanno tratteggiato in vari film horror, ma neanche nei film generali, perché il vivere da soli è un orrore piuttosto a volte che essere in compagnia di altri, purché siano contagiati, nonostante siano contagiati. Infatti lui a una certa arriverà anche a sperare di essere contagiato e sembra quasi soffrire per il fatto che solo lui non sia stato contagiato. Passo ora e venne il giorno di Night Shyamalan, questo regista americano di origine indiana, e venne il giorno è un film che è stato stroncato dalla critica, dal pubblico e dicono tutti che è un film brutto. Ora, secondo me non è un grande film, cioè non è il migliore che parli di epidemie, poteva essere trattato molto molto, in modo molto diverso e rendere l'idea di più, però secondo me è un buon film con un chiaro messaggio. In America, a Central Park, le persone iniziano a suicidarsi nei modi più strani. Si scopre che c'è questo virus nell'aria, un virus che non si sa da dove provenga. Prima viene ipotizzato che possa esserci stato un attacco terroristico con un'arma batteriologica. Poi si arriverà a sospettare addirittura che delle piante stiano rilasciando queste sostanze che spingono gli umani al suicidio. Questo padre di famiglia, mi pare interpretato da Mark Wahlberg, sta fuggendo con la sua famiglia in questa America che è sempre più devastata dal virus. Allora, cosa si scoprirà alla fine in poche parole? Perché accadono molte cose in questo film. Si scoprirà che questo virus, come è iniziato, sparisce. All'improvviso sparisce e si scoprirà che non era nient'altro che il sistema immunitario, se possiamo definirlo così, del pianeta Terra. In poche parole, la Terra non ne poteva più del fatto che gli umani la inquinassero e la stessero distruggendo nel peggiore dei modi, e quindi per riprendersi quello che è suo, in poche parole il suo organismo, perché qui viene intesa la Terra come un organismo secondo la teoria del sistema Gaia, se non la sapete approfonditela. La Terra crea dei propri anticorpi, che è questo virus, che inizia a fare piazza pulita di umani. E quando termina l'epidemia, viene lasciato intendere che l'umanità possa ritornare alla normalità, però
modificando le proprie abitudini. Allora, secondo me la prima parte di questo film è molto meglio rispetto alla seconda, che è molto più veloce e accadono troppe cose insieme. Non è un film perfetto, ma secondo me è un buon film. E questa cosa che la Terra stessa si ribelli agli esseri umani ed essa stessa rilasci il virus per proteggersi, lascia intendere che purtroppo il vero virus non sono quelli che creiamo noi in laboratorio, che poi fanno strage purtroppo, ma il vero virus su questo pianeta siamo noi esseri umani. Tra l'altro è una cosa assolutamente sensata, viene anche citata e spiegata in Matrix dall'agente Smith, se vi ricordate, ma in questo film anche viene fatto capire perché appunto l'umano qui inteso come un organismo nemico del pianeta Terra. E appunto il pianeta Terra con i suoi anticorpi, che questo virus cerca di liberarsene. Quindi, un film che mette in guardia dal fatto che stiamo distruggendo il pianeta Terra, questo film è uscito nel 2008, e purtroppo dal 2008 in poi le cose non sono migliorate, sono peggiorate, e che in poche parole vorrebbe farci capire che alla fine forse dobbiamo dare un freno al fatto che stiamo rovinando il pianeta. E che forse il pianeta in un modo o nell'altro potrebbe farcela pagare, non dico con un virus, ma per colpa nostra ci potrebbero essere, che so, scioglimento delle calotte polari, che sarebbe un danno ecologico gravissimo, nel quale che comporterebbe per esempio l'innalzamento dei mari e la morte di molte persone. Quindi alla fine è un film che vuole mettere in guardia da molte cose. Da questo, per esempio, e lascia intendere che il vero virus sono gli esseri umani. Ora vi parlo di Contagion del 2011 di com'è? Steven Soderbergh, non ricordavo il nome del regista, del 2011, e questo non è un film fantascientifico, è un film abbastanza realistico e anche thriller, che vede lo sviluppo di questa malattia chiamata MERS-1, che viene identificata dai virologi, dagli scienziati, come un'unione di virus tra pipistrello e maiale. Nel finale del film scopriremo come si è giunti a questa mutazione, da dove è partito questa malattia e in che modo una dei protagonisti si è trasformata nel paziente zero, che poi ha diffuso la malattia in tutto il mondo. Allora, paradossalmente questo film è quello che più si avvicina alla situazione che stiamo vivendo in questi giorni durante questa pandemia di Covid-19. Il contagio innanzitutto parte da Hong Kong, da un ristorante, per l'ingenuità prima del cuoco del ristorante e poi della protagonista. Scoprirete nel finale del film come. C'è tra l'altro il disperato tentativo di questo gruppo di scienziati di trovare una cura. Abbiamo fra i protagonisti Laurence Fishburne e anche Jude Law. E questi scienziati devono trovare appunto una cura il prima possibile per questo MERS-1, mi pare, o 11, non mi ricordo, va bene, per questo virus che ha una mortalità molto elevata, quasi 70% se non sbaglio, e si sta diffondendo a macchia d'olio nel mondo. Il tutto mentre un blogger diffonde fake news per guadagnare denaro. Quindi fake news, per esempio, lui dice che c'è un fiore che appunto assunto, mangiato o infuso nelle bevande può essere una cura per questo o prevenire questo virus, cosa che poi si dimostrerà ovviamente falsa, il blogger verrà arrestato, eccetera. Tra l'altro questo blogger aveva fatto accordi con una ditta che vendeva questi fiori in modo che potesse guadagnarci sia la ditta che lui. E come vi ho detto, è un po' un film che descrive la situazione di oggi. Oggi, a causa di questo Covid-19, circolano molte fake news che vengono smentite quotidianamente, per esempio quello che le bevande calde o il tè evitino che si venga contagiati, oppure altre informazioni relative al contagio, sulla mortalità, il tasso di letalità, eccetera. Quindi il film, secondo me, oltre molto realistico e che descrive quasi nei minimi particolari identicamente quello che sta succedendo oggi, quasi fosse stato profetico. Profetico, se voi lo vedete rimarrete scioccati per quanto molte cose sono simili. È un film anche appunto che fa riflettere sulle, come vi ho detto, sulle scelte sbagliate dell'uomo, come basti poco per diffondere il male, appunto perché a costruire una casa, per farvi capire, ci vuole molto, a distruggerla non ci vuole niente. Cosa appunto che vale anche per quanto riguarda la diffusione di virus, per popolare la Terra ci è voluto molto. Per far
far morire centinaia, migliaia di persone, purtroppo non ci vuole niente, ma questo oltre che i virus ce lo insegnano anche le guerre, purtroppo. Quindi un film che un'altra volta denuncia la stupidità dell'uomo, che molte volte, prima di prendere una decisione e assumere determinati comportamenti, purtroppo non ci pensa, agisce semplicemente d'istinto e questo causa dolore a moltissime persone. Secondo me, tra l'altro, questo Contagion del 2011 è il miglior film, lo dico, realistico, non fantascientifico, che parla del diffondersi di un'epidemia, perché per quanto mi riguarda, il migliore in ambito fantascientifico, quindi non reale, è 28 giorni dopo. Però per quanto riguarda quelli realistici è questo Contagion del 2011, veramente profetico e veramente, veramente bello. Ti mette un'ansia addosso che non vi immaginate. Vi basti pensare che il messaggio promozionale del film era non parlare, e non to non, cioè non toccare nessuno, non parlare con nessuno. Infine vado a parlarvi di due film indipendenti. Il primo è Contracted del 2013, diretto da Eric England. E appunto, questo Contracted c'è questa ragazza, la protagonista, che dopo essere andata ad una festa, cioè durante la festa, lei infatti all'inizio del film va ad una festa di una sua amica, ha un rapporto sessuale con uno sconosciuto che l'ha adescata. Questo sconosciuto, tra l'altro, vediamo all'inizio del film che pare aver contratto qualche malattia. Non si capisce bene. E dopo aver fatto questo, appunto, avuto questo rapporto sessuale con lo sconosciuto, dal giorno dopo inizia a manifestare strani sintomi. Ci sono vari sintomi, ma io ve li riassumo in poche parole. Questa povera ragazza vede il suo corpo marcire giorno dopo giorno. Ci mette 3 giorni, in poche parole. Prima di tutto vedrà che delle piaghe qui vicino al suo organo genitale, quasi della pelle morta o delle ferite che iniziano ad uscirle. Inizierà a vomitare sangue e anche il sangue le uscirà anche dalle orecchie, quando andrà in bagno, eccetera. Gli occhi inizieranno uno a diventare rosso, l'altro a marcire, quasi a diventare bianco, così come i denti e le unghie le inizieranno a cadere. Quindi questa ragazza vede il suo corpo ridotto quasi ad una larva umana, vede il suo corpo prima marcire dentro, poi marcire anche fuori, fino al finale che io non me lo sarei mai aspettato, un finale veramente spettacolare, cioè non proprio spettacolare, direi più che altro inaspettato, io non ci sarei mai arrivato, e che lascia aperti spiragli per il seguito. E non vi dico qual è il finale, perché è uno spoiler assurdo, veramente assurdo, e secondo me il finale è la parte migliore del film. Allora, cosa colpisce di questo film che dico non è un capolavoro, non è il miglior film che parli di malattie del mondo, ma secondo me è un film un po' innovativo, perché nei vari film di pandemie o di epidemie noi abbiamo visto quasi sempre, a parte Osmosis Jones, il diffondersi di epidemie a livello nelle città o planetario. Qui vediamo il caso di paziente 1, diciamo, perché alla fine il paziente 0 è la persona che ha adescato la ragazza, questo uomo, e le ha mischiato la malattia. Tra l'altro, questo paziente zero pare essere anche asintomatico, perché non presenta il cambiamento fisico osceno che poi avrà la ragazza. Molto disturbanti le scene in cui c'è questo cambiamento fisico, addirittura oltre a perdere denti e unghie, arriveranno addirittura ad uscirle vermi dalla vagina. Quella scena veramente, io un altro po' avrei vomitato. Cioè, colui che stava facendo l'amplesso con la ragazza, che chiaramente poi è stato contagiato da questa malattia che ha vomitato nel film. Stavo per vomitare anch'io dopo che l'ho vista, perché è una scena di uno schifo assurdo. Vi giuro, questo film non lo dovete guardare se non avete uno stomaco pesante, perché è veramente, ma veramente tosto. Tosto, e secondo me è passato, non è stato molto notato, né ha avuto un'ampia diffusione, proprio perché un prodotto indipendente non legato ad una grande casa cinematografica. Però secondo me è un film che merita, come vi stavo dicendo, tra l'altro all'inizio, un film innovativo che ci mostra l'insorgere della malattia in un paziente 1 e non immediatamente a livello planetario o in un'intera città.
noi per tutto il film vediamo l'insorgere dei sintomi su questa ragazza e solo dopo il finale, che è un finale aperto, io ripeto, non ve lo dico perché dovete vedere il film, è un finale inaspettato e spettacolare che apre grandi spiragli per il secondo, appunto, Contracted, chiamato Contracted Fase 2, diretto da, da Josh Forbes del 2015, secondo me un po' inferiore al primo Contracted, che in alcune scene è molto al limite del trash per quel che riguarda la sceneggiatura e la regia. Però anche questo, secondo me, nonostante sia un po' inferiore al primo Contracted, è un film molto valido. Per come l'ho interpretata io, questa malattia, che non si capisce da dove provenga né come sia nata, perché noi sappiamo che esiste questo paziente zero asintomatico con questa malattia che l'ha diffusa alla ragazza e poi è diventato paziente 1, però non sappiamo l'origine di questa malattia veramente disturbante e disgustosa. Però secondo me io l'ho interpretata come una sorta di avvertimento di stare attenti durante i rapporti sessuali, di utilizzare sempre protezioni quando non si è sicuri e di stare attenti di non andare con il primo che capita. E non è un caso che la protagonista del primo film fosse una ragazza, appunto, addescata da uno sconosciuto all'interno di una festa dove c'erano alcol e droga. Quindi di stare attenti anche a queste feste, di evitarle il più possibile, il che non vuol dire non divertirsi, ci si può divertire tranquillamente senza fare abuso di alcol e droga, e per questo, e tra l'altro, divertirsi senza ubriacarsi per forza, tanto ormai sta diventando una moda purtroppo ubriacarsi, ed è anche, diciamo, una sorta di metafora dell'AIDS che appunto si diffonde per contatto diretto o tramite rapporti sessuali ed è una malattia del sangue. Perché mi pare proprio che sia attraverso i fluidi corporei e il sangue che questa malattia disgustosa si diffonda. Quindi due buoni horror, io ve li consiglio, però ripeto, li consiglio a chi ha uno stomaco forte, e perché sicuramente vomiterete durante questo film se non avete uno stomaco forte. E concludo dicendo che nel primo Contracted, per come la vedo io in base a quello che ho visto la vedo così, le trasformazioni del corpo di questa ragazza sempre più disgustose e oscene sono chiaramente ispirate alla Mosca di David Cronenberg. Chi ha visto la Mosca di David Cronenberg del 1986 capirà, gli altri recuperatelo al più presto, anzi vedetevi prima la Mosca e poi vedetevi Contracted e capirete che ci sono molte analogie, e chiaramente il regista di Contracted si è ispirato alla mosca, di David Cronenberg. Questi erano i film che vi consiglio che parlano di malattie o di epidemie. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo e soprattutto commentate per dire la vostra. Voglio sapere che cosa ne pensate. Detto questo, vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!